Non serve rompersi il braccio. Punto F, attraverso Francesca R, 3 marzo 2024, a cura di VB. Più è alta l'evoluzione, più il dolore si assottiglia come ampiezza, perché basta il richiamo del significato per accedere alla vibrazione dolore. Basta una puntura di uno spillo per richiamare il dolore. Non serve rompersi un braccio. Quindi il vivere il dolore della cremazione sarà completamente differente. Vi è chiaro? Ti ho risposto? Sì. Altri dubbi in merito? Tanti. Perché quando si decide per gli altri, poi è una responsabilità grande, no? Come sempre. Ma ricordati che non decidi mai e non scegli mai a caso. Niente avviene per caso. E tra l'altro, se una cosa non deve accadere, non vi trovate neanche sulla possibilità di scegliere tra una e l'altra cosa. A proposito dell'altra cosa, l'altra cosa è il dolore? Dipende dal grado evolutivo, dalla comprensione del distacco dal corpo fisico. Non è dolorosa quando si è già in una medio-alta evoluzione, ma è sempre un passaggio doloroso. Ho detto prima, può essere una puntola di uno spillo, non serve che sia qualcosa di più forte. Più è alta l'evoluzione, più una puntura di uno spillo. Meno è elevata l'evoluzione, più sarà dolorosa. I passaggi avvengono sempre con dolore. Vi siete chiesti il perché? No. Se ne è parlato tante volte, in tante situazioni. Nel piano fisico, l'onda vibratoria collegata al concetto, all'ideogramma, al richiamo del dolore è quella che permane maggiormente nel significato esperienziale da esperire nel tempo. Si nasce con dolore, si muore con dolore, perché sono passaggi che determinano un'importanza vibratoria che necessita un richiamo, un ricordo, non certo all'interno del piano fisico, ma un ricordo, un richiamo nel piano coscienziale, che determinano una scelta esperienziale dell'esperire il dolore all'interno di un ciclo incarnativo. Quindi il tutto avverrà all'interno di una frequenza vibratoria che vi permetterà di esperire in parte o completamente alcune nozioni vibratorie
di accedere al pacchetto successivo, dove il dolore perde sempre più consistenza, ma approccia e avvicina e confina e sconfina sempre di più nell'assottigliamento di io per il passaggio necessario alla necessità non vibratoria del richiamo del piano esistenziale incarnativo, il piano fisico. È un concetto un po' complicato. Quindi la vibrazione del dolore è più forte della vibrazione della gioia? No, è più facile comprenderla. Quella più forte è la gioia, perché è più vicina alla vibrazione amore. Ma quella prevede una maggiore conoscenza. Il dolore permane nel piano fisico perché rappresenta all'interno del piano fisico il punto iniziale di ogni sequenza vibratoria evolutiva del divenire del piano fisico che scandisce i vari livelli di passaggio.